Quando i pazienti ricevono la notizia di essere malati di una malattia importante come una malattia oncoematologica, entrano in una specie di bolla proprio di isolamento che incide sulla vita familiare, sulla vita personale, sulla vita professionale. Quindi AIL prende in carico il paziente e fin dall'inizio lo affida diciamo, intanto alle migliori cure possibili, dandogli consigli, indicazioni e dando tutti i contatti possibili per poter mettere il paziente nelle condizioni di tranquillità psicologica rispetto a un percorso di cura. E poi si occupa concretamente di dare un'assistenza, che è un'assistenza di tipo logistica, pratica, quindi aiutarlo nell'organizzazione delle visite, mettendo a disposizione una navetta se abita lontano dal centro di cura, mettendo a disposizione una sorta di albergo 5 stelle gratuitamente laddove si debba spostare dalla propria residenza al centro di cura e poi mettendo a disposizione il lavoro dei volontari. I volontari si occupano quotidianamente di aiutare, diciamo, a migliorare la vita quotidiana del paziente e attraverso anche le assistenze di tipo psicologica con psicologhe professioniste e attraverso l'assistenza domiciliare fatta da medici e infermieri che prestano le loro cure, prestano le loro attività direttamente al domicilio del paziente. Tutto questo per cercare di alleviare e di facilitare la vita di un paziente che improvvisamente si trova a combattere interiormente con una malattia, ma anche a pagare la conseguenza sociale della propria malattia, sia sul lavoro che nelle relazioni familiari. AIL è un'associazione di volontari assolutamente sussidiaria rispetto all'azione pubblica e quindi identifica attraverso anche degli organismi di scientifici quali sono i protocolli che possono beneficiare di un proprio finanziamento e sostiene in tutta Italia più di 220 protocolli di ricerca, fondamentalmente sostenendo i compensi dei ricercatori che non trovano spazio magari negli investimenti dell'ente pubblico, dell'università o dell'ente di ricerca. Quindi ha una grandissima attenzione e ne fa comunque uno dei pilastri della missione complessiva. Per darle qualche numero, l'anno scorso sono stati curati a domicilio quasi 3.000 pazienti, e sono stati ospitati nelle 73 case AIL. Diciamo, presenti in Italia quasi 4.000 pazienti e familiari e sono stati presi in carico con i servizi socio-assistenziali quasi 17.000 pazienti in tutta Italia. Quindi sono numeri importanti che ci danno veramente molto orgoglio e che ci spingono e ci stimolano sempre a migliorare ed ampliare la nostra attività.